Non è stata una giornata facile sin dalla mattina, ma soprattutto quando è stato reso pubblico, quindi ufficiale, il DPCM. Assolutamente, io ho passato la mattinata a piangere disperatamente, non mi vergogno insomma di ammetterlo, e il pomeriggio ad arrabbiarmi tanto, innanzitutto con le istituzioni, perché sono le istituzioni che hanno deciso, questo è innegabile, e anche con forse i nostri rappresentanti di settore, che o non riescono a farsi sentire oppure loro malgrado vengono completamente ignorati. È una chiusura pesantissima, è una martellata sulla testa dopo che eravamo riusciti a rimetterci in piedi da soli, e soprattutto arriva in un momento dell'anno accademico che per noi di solito è il momento più ricco, perché nel mese di ottobre si consolidano le vecchie iscrizioni e si aggiungono le nuove iscrizioni. Quindi, chiudendo in bellezza il mese di ottobre, poi a novembre parte appieno l'anno accademico e si comincia a lavorare veramente. Ti chiedo un passo indietro di qualche mese. Come avete fatto a sopravvivere letteralmente durante, stavo per dire il primo lockdown, però diciamo, posso mantenere la definizione. Cosa vi siete inventati e se è possibile quantificare quello che è stato il danno di quella esperienza economicamente? Ahimè, sì. Allora, il primo mese, quindi parliamo di marzo 2019, siamo rimasti immobili. Devo ammettere anche per colpa mia, perché ero così trafitta dall'impossibilità di lavorare e di fare quello che amo, che non sono riuscita a riorganizzare l'attività della scuola. Sono rimasta veramente nel panico. Poi ho capito che dovevo farla rinascere questa realtà per tutte le persone che lavorano qui dentro, per me e con me, e per tutti i bambini, i ragazzi e chi è un aspirante professionista. Quindi da fine marzo ci siamo reinventati con le video lezioni su piattaforme che hanno usato tutti, dando ai ragazzi regolarmente tutti i giorni le loro lezioni di danza con i loro insegnanti, divise per stile, età, livello, come se venissero qui a scuola. Come hanno fatto le scuole, Come hanno fatto le di scuole? fatto. E Esattamente. la risposta è com'è stata dal punto di vista dei numeri? Allora, la risposta è stata a livello di partecipazione molto molto buona, anche perché sicuramente lo stare chiusi in casa è stato duro per tutti, e quindi il fatto di avere un appuntamento giornaliero con un'attività nuova, vedendo persone nuove con cui condividere poi quel momento, ha funzionato. Purtroppo però, essendo una soluzione nuova, è stato anche difficile far capire che avremmo avuto bisogno anche di un contributo economico da parte delle famiglie, perché io ho ritenuto giusto retribuire tutti gli insegnanti per il lavoro svolto da casa, perché voglio dire, chi sta in smart working viene pagato. Ecco, allo stesso modo è giusto che l'insegnante di danza che fa lezione da casa venga pagato. Purtroppo però non è stato capito da tutti. Quindi alle perdite di marzo abbiamo dovuto sommare le perdite di aprile e in qualche parte anche le perdite di maggio, ricordando che gli affitti non sono stati sospesi e questa è una struttura di 500 metri quadri a Roma. Quindi vi lascio immaginare i Hai detto costi, tutto. ok? Le bollette sono arrivate al 100%. E tutto quello che normalmente noi paghiamo per mantenere questa struttura in vita è stato pagato al 100%, mentre le nostre entrate sono diminuite di un 70% netto. Metterai in atto gli stessi deterrenti adesso per questo mese di novembre? Allora, noi partiamo domani stesso con le video lezioni. Questa volta c'è più consapevolezza sia da parte di chi usufruisce del servizio, sia da parte nostra che ci troviamo a rioffrire questo servizio. Quello che però mi fa molta rabbia è che oggi, a distanza di 5 mesi dalla riapertura, perché noi abbiamo riaperto il 25 maggio, non sono arrivati gli aiuti, non è arrivato nulla a fondo perduto, non sono arrivati gli sconti.
Noi abbiamo continuato a pagare tutto con il frutto del nostro lavoro, con enormi sforzi, con enormi tagli che abbiamo dovuto fare di necessità. E allora mi chiedo, con quale coraggio oggi mi viene imposta una seconda chiusura forzata senza aver elaborato ancora un piano di aiuti concreto per la prima chiusura forzata? Io non so se questo è accettabile, non credo sia. Ecco, tra l'altro, se inquadriamo qui il pavimento, anche semplicemente della sala d'attesa, io vedo tutti i percorsi prestabiliti, vedo tantissimi sanificatori ovunque. Ecco, voi quanto è costato in tutti i sensi, non solo economicamente, mettere in atto tutte queste misure per poter riaprire e poter garantire la massima sicurezza alla vostra clientela? Noi per riaprire il 25 maggio siamo rientrati come da DPCM, quindi solo staff a porte chiuse, lunedì 4 maggio. Ci abbiamo messo quasi 2 settimane per riallestire tutti gli spazi. Chiaramente avendo una struttura di 500 metri quadri è stato impegnativo. Ci siamo anche fatti aiutare da personale specializzato, abbiamo avuto un consulente, quindi non è stato fatto un po' così a caso, è stato fatto con cognizione di causa. Tutto quello che abbiamo messo a livello di segnaletica, a livello di igienizzanti, i filtri dell'aria, la sanificazione dei climatizzatori, oltre che la sanificazione con prodotti certificati, è stato fatto a spese nostre ed è costato tanto, perché solo le spese di riapertura, e ti parlo di maggio, quindi, cioè per poter dire il 25 maggio sono pronta, riapro, abbiamo speso oltre 2.000 euro. E 2.000 euro per una attività chiusa da 3 mesi sono un'infinità di soldi. Si sentono? Sì. Possiamo dire la prima volta che è arrabbiata? Adesso sei proprio incazzata. Per l'appunto. Direi incazzata nera, se possiamo. Possiamo, sì. Stavolta possiamo, è giustificato. Cos'è che vorresti far capire alla gente, che magari i nostri ascoltatori, quelli che non frequentano le accademie di danza, non sanno, non capiscono, non gli viene spiegato? Allora, questa è una bellissima domanda e ti ringrazio. Le cose fondamentali che vorrei che aveste la voglia di capire sono 3. La prima è che la danza non ha niente a che fare con lo sport. E attenzione, non è un'affermazione di superiorità questa, perché io amo lo sport in tutte le sue forme. Però credo che un nuotatore non voglia essere definito un ballerino. Ok, allora io ballerina e maestra di danza non mi ritengo una sportiva. Io insegno l'arte coreutica, che è un'altra cosa. E questa distinzione a livello normativo non esiste, perché secondo me non esiste la conoscenza di questa distinzione, proprio a livello generale. Poi una seconda cosa molto importante è che tutti i professionisti della danza, dai ballerini ai coreografi, ai maestri di danza, agli assistenti, vengono considerati dalla maggior parte delle persone in Italia delle persone che giocano, si divertono, occupano così il loro tempo. E non è così, perché come molti di voi faranno gli architetti, gli avvocati, i professori, gli operai, noi facciamo questo come lavoro. Quindi, quando mi viene detto che abbiamo dovuto chiudere le attività non essenziali, io ringrazio, alzo la testa e dico con orgoglio che per me questa attività è essenziale, perché io con questa attività ci pago l'affitto, ci mangio, ci pago le bollette e penso al futuro delle mie figlie, come qualunque altro lavoratore. Quindi credo che per me sia essenziale, e siamo migliaia in Italia a fare questo di lavoro. E il terzo e ultimo aspetto è quello della specificità dell'attività della scuola di danza. Perché noi non lavoriamo solo sul corpo, noi lavoriamo sulla disciplina, lavoriamo sull'arte, sulla cultura e sullo studio. Tendenzialmente chi studia danza apprende anche proprio delle metodologie di studio che poi può applicare in tutti gli ambiti della sua vita. E questo non viene compreso, quindi il danno non è solo fisico, ma è proprio culturale, sociale,
mentale per tutti coloro che da domani non potranno farlo come va fatto, perché faremo video didattica fino a che sarà necessario, ma la lezione di danza si fa in sala. Come tante altre lezioni. Assolutamente sì. Credo che tu abbia detto tutto, veramente, a parte ringraziarti, un grande in bocca al lupo a te e a tutti quelli che fanno parte del vostro settore, sì, che è anche un settore economico, tra le altre cose. Eh sì, è anche un settore economico. Grazie mille.